Amici di Rete 8 Sport, buonasera e benvenuti a Sottoporta. Sono ore caldissime per l'eventuale ripresa del campionato regionale di eccellenza. Ne parleremo a lungo durante questa trasmissione, ovviamente dando uno sguardo anche al campionato di Serie D. Oggi si è giocato un recupero 2-2 tra Recanatese e Matese. Intanto io saluto il mio compagno di viaggio Lorenzo Valeriani. Ciao Lorenzo. Ciao Giovanni, buonasera a tutti. E subito un saluto ai graditissimi ospiti che sono collegati via Zoom, a cominciare dal presidente della FIGC Abruzzo, Ezio Memmo. Buonasera presidente, ben rivisto e grazie. Grazie, buonasera a voi. Un saluto anche all'allenatore del Chieti, Alessandro Lucarelli. Ciao Alessandro e ben rivisto. Ciao, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Buonasera anche a Guglielmo Bonati, allenatore del Delfino Flacco Porto. Ciao Guglielmo. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. E un saluto al bomber ex Cupello, ora all'Avezzano Calcio, Alessandro Pendenza. Ciao Alessandro. Ciao, buonasera Giovanni e un saluto a tutti gli ospiti. Inizierei subito dal presidente della FIGC Abruzzo, Ezio Memmo, perché oggi scadeva alle 3 la presentazione dei vari format dei tornei regionali di eccellenza. Facciamo un po' il punto, presidente, innanzitutto se si hanno risposte definitive da parte della LND e anche dal presidente della FIGC Gabriele Gravina. Allora, intanto oggi, come hai ben detto, scadeva il termine del 15 per poter presentare risposta a quelle che erano le osservazioni che la federazione aveva fatto alla Lega Nazionale Dilettanti. Quindi ci è arrivata questa nota e in questa nota si descrivevano un po' quelli che erano i punti salienti per quanto riguarda l'organizzazione dei format dei campionati e il Comitato Regionale Abruzzo ha risposto anticipando a ieri, quindi questa risposta alla Lega Nazionale Dilettanti. Ha asseverato con parere favorevole inviato alla FIGC in data odierna. Parere favorevole che cosa significa? Va bene anche ripartire in Abruzzo con 7 squadre? Non c'è quindi il vincolo delle famose 10 squadre? No, diciamo la Lega Nazionale Dilettanti ha asseverato quindi con parere favorevole, adesso aspettiamo l'esito da parte della FIGC. Perché come ben ricordavi la FIGC ha dato dei dispositivi, in questi dispositivi aveva fissato al numero di 10 le squadre necessarie per poter avviare l'attività. Che sensazioni ha il presidente della FIGC Abruzzo? Ma io ho buone sensazioni, anche perché noi dal momento in cui abbiamo ricevuto questa missiva da parte della federazione, che poi l'abbiamo ricevuta l'altro giorno, abbiamo organizzato un consiglio d'urgenza alle 21 dello stesso giorno, abbiamo cercato di studiare quelle che erano le richieste, il dispositivo in maniera puntigliosa e abbiamo cercato di capire e comprendere le ragioni della federazione, ma abbiamo risposto con questa richiesta di deroga da parte del Comitato Regionale Abruzzo proprio perché riteneva che alcuni punti potessero essere superati e così abbiamo fatto, abbiamo prospettato, abbiamo inviato questa richiesta di deroga alla Federazione, alla Lega Nazionale Dilettanti prima e per poi per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti alla Federazione e quindi adesso siamo in attesa, io spero che entro domani dovremo ricevere risposta in merito. Quindi Presidente, prima di sentire l'opinione anche degli altri ospiti, la Lega Nazionale Dilettanti ha detto ok al format, per noi bastano 7 squadre per ripartire, manca soltanto a questo punto, probabilmente è una cosa formale, no? Il visto, per così dire, della FIGC, o meglio, del Presidente Gravina? Lui diceva che per poter individuare una squadra a cui assegnare la promozione alla categoria superiore, la partecipazione deve essere almeno di 10 squadre.
Ora, noi però che cosa, l'analisi che abbiamo fatto col consiglio direttivo qual è stata, per poi preparare il dispositivo? Intanto dobbiamo considerare che ripartendo abbiamo intanto osservato un po' la situazione in tutte quante le regioni, abbiamo cercato di capire quali fossero i numeri delle altre regioni per poter capire i tipi di format identificabili. E lì abbiamo cercato di lavorare e ci siamo accorti che nella maggior parte dei casi, proprio perché c'è questo limite di 10 squadre, abbiamo visto che tutte quante, soprattutto quelle regioni più grandi che hanno un numero maggiore di squadre, comunque stavano per organizzare o comunque per richiedere alla Lega Nazionale dei Tanti, faccio un esempio pratico per capirci, la Lombardia ha 33 squadre, quindi presenterà 3 gironi da 11. Abbiamo fatto chiaramente, come diciamo, questa analisi, i 3 gironi da 11 che cosa determinano? Determinano 11 giornate di gara, hanno avviato queste 11 giornate quindi di gara con solamente il girone di andata e poi hanno identificato quella che è la finale con i playoff, quindi in questo caso semifinale e finale, quindi altre 2 partite. Quindi parliamo di un massimo di 13 giornate. Questo ci ha fatto pensare che intanto la nostra regione è vero che aveva 7 squadre che comunque è riconducibile a 8, però organizzando un format di andata e ritorno comunque si presuppongono 12 gare, quindi questo ci ha aiutato a dipanare questa che può essere poi questo limite del numero, perché poi le partite sarebbero le stesse. E ci sono delle considerazioni importanti che dovremmo assolutamente aggiungere a questa del format. E quali sono queste considerazioni importanti? Intanto che il Comitato Regionale Abruzzo, proprio perché aveva avviato prima di altri comitati l'attività della stagione agonistica, era arrivata la nona giornata di campionato. E negli altri comitati, mediamente, si era giocata 2, 3, 4 giornate di campionato. E quindi questo è un elemento che è fondamentale. Per il semplice fatto che è vero che noi vogliamo azzerare, per il semplice fatto che chiaramente non partecipano più tutte le squadre, quindi chiaramente cambiano un po' le regole del gioco, però non possiamo non considerare che abbiamo giocato 9 gare, che le nostre società si erano organizzate prima delle altre e abbiamo avviato questo processo soprattutto in un momento difficile, quindi è un riconoscimento doveroso. E poi un altro aspetto importante, che abbiamo un parterre di squadre, io ho provato un attimino anche a capire quella che era la storia di squadre che sono dentro a gironi degli altri comitati, ma penso che quella che noi esprimiamo in questa fase di riavvio è notevole, perché dentro abbiamo delle città importanti che hanno rappresentato un calcio importante negli anni. E tutti quanti sapete che dentro alla composizione del nostro girone ci abbiamo il Chieti, ci abbiamo l'Avezzano, ci abbiamo il Lanciano, ci abbiamo l'Aquila. Nulla togliere poi a quelle società che fanno un ottimo lavoro di settore giovanile, come ad esempio il Flacco Porto, ma così come anche la Ranuto Curi, e l'ottimo lavoro che comunque sta facendo negli ultimi anni il Capistrello. Quindi comunque un girone veramente importante di tutto rispetto. E questo sicuramente era un altro elemento che noi abbiamo messo in evidenza. Quindi la storia delle nostre società. E poi non per ultimo, ma forse l'aspetto più importante, che lo scorso anno, sempre in virtù del Covid, 2 società che oggi compongono il nostro campionato di eccellenze, cioè Chieti e Avezzano, sono state retrocesse senza aver avuto la possibilità di disputare play-out. Quindi è un minus sicuramente per queste 2 società e non possiamo, rispetto quindi a tutta questa illustrazione che ho fatto in maniera, spero, abbastanza breve e esauriente, nient'altro che fare questa richiesta di deroga, proprio perché secondo noi ci sono le condizioni per poter riavviare l'attività anche nel Comitato Regionale Abruzzo. Come ho detto ieri sera in una riunione che abbiamo fatto con le stesse società, questa è la richiesta che noi abbiamo fatto alla federazione. Altre richieste non le consideriamo perché riteniamo che non sia possibile inserire nel contesto abruzzese o comunque unirci ad altre realtà vicinorie, perché le Marche hanno 12 squadre,
il Molise lo stesso, quindi non è che possiamo pensare di andare a fare un campionato con la Basilicata, che ha solamente 4 squadre, quindi questo è assolutamente da escludere, ma così come è da escludere il fatto che senza promozione il campionato regionale di eccellenza abruzzese non partirà, perché il comitato regionale, io mi assumerò questa responsabilità nei confronti della Federazione della Lega Nazionale Tanti di non far ripartire il campionato. Se non ci dovesse essere assegnato il posto che l'Abruzzo merita per queste questioni che vi ho poc'anzi illustrato. Perfetto, quindi escluso l'accorpamento del campionato regionale abruzzese di eccellenza ad altri campionati limitrofi, insomma possiamo dire così, Lorenzo, no? Tra Marche, sì, e Molise. Lorenzo, e poi andiamo da Alessandro Lucarelli. Presidente, buonasera, un'informazione: l'Abruzzo è quella che numericamente, mi passi il termine, sta messa peggio, va a braccetto con qualche altro comitato? No, ci sono altre realtà, tant'è che poi questa richiesta di deroga che l'Abruzzo ha fatto è stata anche concertata con altri comitati? Diciamo che l'hanno presa ad esempio proprio, ecco, perché noi ieri abbiamo presentato questa deroga e oggi l'hanno presentata ulteriormente la Calabria, perché è nella stessa medesima condizione nostra, e lo stesso vale per il Trentino. Invece la Sardegna aveva già nei giorni scorsi, con la presenza e la visita del presidente Gravina in Sardegna, ottenuto la deroga a 8 squadre. Ok, l'ultima per me. Nel momento in cui la FIGC risponde no, si annulla il tutto, si azzera o non si azzera più quella classifica, perché potrebbe anche riscendere una squadra o più squadre dalla Serie D. L'anno prossimo l'eccellenza come verrà composta in questo caso? E questo è un altro problema che ho posto all'attenzione degli organi, chiaramente federali, perché è un altro problema ulteriore. La ripartenza dell'Abruzzo ci forse deve essere anche... Forse è il più grande, Presidente, forse è il più grande problema, sì, a questo punto. Sì, quello poi casomai lo risolveremo l'anno prossimo. Adesso un problema assolutamente. Sì. Io mi sto concentrando in questo periodo esclusivamente alla ripartenza, perché per me questo è sicuramente l'obiettivo in questo momento principale, ma per la salvaguardia di tutto il movimento calcistico regionale abruzzese. Comunque possiamo dire tranquillamente che noi speriamo di no, ovviamente auguriamo a tutti gli abruzzesi di conquistare la salvezza, anzi addirittura a qualcuno di conquistare la promozione in Serie C, però c'è l'ipotesi concreta che bisogna scongiurare a tutti i costi di fare un'eccellenza l'anno con un numero diverso di squadre da quello che si era prefissato, perché l'obiettivo era quello di tornare a 18. Vado da Alessandro Lucarelli per capire un po' la posizione del Chieti, che ha detto sì alla ripartenza e soprattutto ha fatto un mercato molto molto importante per ripresentarsi al meglio ai nastri di partenza, speriamo, no Alessandro? Sì, mi senti? No. Mi sentite adesso? Adesso sì, adesso bene. Ok. No, io volevo intanto ringraziare il Presidente, perché comunque è un ottimo avvocato difensore dell'Abruzzo. Credo che le istanze sono tutte corrette. Io ho qualche dubbio sul fatto che la FIGC possa cambiare. Se dovesse cambiare e accettare la deroga, sarebbe un grande successo per il Comitato, questo sì. Però mi è sembrato abbastanza deciso il Presidente Gravina, dicendo le 10 squadre, la Sardegna ha un problema logistico diverso dal nostro. Non so se si poteva cercare di mandare, non lo so, 2 squadre dell'Abruzzo in qualche regione, però sarebbe stato un po' complicato e non accettabile forse nel discorso di poter continuare. Il Chieti, la sua posizione è sempre stata abbastanza coerente con il Presidente. Lui ha sempre manifestato perplessità per la situazione generale del Covid che un po' hanno tutti. Però è chiaro che il Chieti, stando a Chieti, non sarebbe mai potuto non ripartire. Io questo lo voglio chiarire, perché anche il Lanciano stesso, che è una piazza importante, comunque ha l'obbligo di provarci perché è una piazza importante, cosa che casomai non hanno altre realtà più piccoline, e però secondo me mi dispiace che non hanno deciso di ripartire, questo perché delle volte quando si lascia le società decidere e scegliere, anche all'inizio dell'anno si è deciso per fare un unico girone, io mi piace molto di più un comitato che prende le decisioni e non fa prendere le decisioni, perché mi fido molto di più delle istituzioni che non delle società che decidono in base al momento, al periodo e per loro convenienza. Quindi credo molto più in questo, ed è la riprova è stata questa, diciamo, questo tradimento per certi versi verso il comitato, perché i tamponi sono una scusa
perché sono 1.500 euro al mese e una società di eccellenza per 4 mesi può sostenere quella spesa, perché qualche ristoro è arrivato anche nei mesi scorsi. Io ho un'associazione sportiva da sempre, che vivo nel mondo dello sport, ho una palestra, mia moglie ha una piscina, e noi sappiamo benissimo che le società sportive e le associazioni hanno preso dei ristori. I calciatori hanno preso degli indennizi e quindi hanno abbassato il tetto di ingaggi, quindi si è preso il pretesto delle volte dei tamponi e delle sanificazioni per mettere la scusa e lasciare dei ragazzi a piedi, e noi abbiamo fatto mercato perché era stato più semplice fare mercato, questo è normale, ma Chiedi avrebbe fatto lo stesso mercato per cercare di rinforzare la squadra, perché mancavano 31 partite. Col solo girone d'andata è chiaro che le cose erano diverse, ma noi abbiamo sempre creduto che anche con 31 partite la nostra posizione, migliorando la squadra, poteva migliorare. Adesso siamo arrivati a questo punto, mi dispiace anche per l'Aquila, e è lo stesso perché il Delfino stava facendo un campionato strepitoso, stesso Cubello, si rialzerà tutto, però io me lo auguro, ma aspetto, infatti noi ripartiremo dopo che ci sarà la conferma. Perfetto. Alessandro, torno presto da te, voglio sentire anche la posizione del Delfino Flaccoporto con il tecnico Guglielmo Bonati, perché il Delfino è stato sempre pro ripartenza, non ho mai avuto dubbi, Guglielmo. Ma sì, noi abbiamo, buonasera a tutti nuovamente, noi non ci siamo mai fermati, ovviamente coerentemente con le disposizioni governative. Ogni volta che la zona era giallo o arancione abbiamo fatto allenamento distanziati per gruppi e dal campo. Questo non l'abbiamo fatto perché speravamo nella ripresa immediata del campionato, perché eravamo consci che lo stop sarebbe stato alcuni mesi. Anzi, vi faccio sorridere dicendo che, ragazzi, il 27 ottobre parlai di ripresa il 6 aprile. Se, come si sente, la prima partita sarà l'11 aprile, diciamo, avevo previsto 4 mesi fa che minimo si sarebbe andati a Pasqua, per cui sicuramente non era l'obiettivo. Ci siamo chiariti subito che l'obiettivo non sarebbe stato tenere la formula per il campionato, ma provare a mantenere un minimo di sport, di socialità, che per la nostra società è al primo posto, anche perché il motivo per cui i ragazzi sono continuati ad allenare è perché comunque credono per buona parte di poter continuare questo sogno, perlomeno l'età media, sapete che 20 anni, 21 anni, per cui almeno per un po' di tempo vogliono provare a capire se riescono a giocare in una categoria superiore, ovviamente non con noi probabilmente, ma con altre realtà. Detto ciò, adesso da un mese a questa parte, a causa della zona arancione rafforzata o poco meno che rossa in Abruzzo, o meglio nel nostro comune di Pescara, siamo costretti ad allenamenti individuali e online, e per questo motivo mi scuso, ma come d'accordo con Giovanni, tra qualche minuto poi abbandonerò perché mi riconnetto di là con la squadra. Vi dico che siamo in 70 in questo momento, perché stiamo coinvolgendo anche i ragazzi del 2004 e del 2005 due o tre volte a settimana, perché, ecco, ripeto, come ha detto bene il presidente prima, la nostra società si fonda sul settore giovanile e stiamo cercando di non lasciare questi ragazzi. Noi siamo sempre stati e saremo pro ripartenza, perché riteniamo che i rischi in questa situazione ci siano, ne siamo consapevoli e siamo anche spaventati, il giusto, di questo, però crediamo che siano minori rispetto ai rischi di lasciare i ragazzi in giro per strada e completamente abbandonati a loro stessi, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico. Ovviamente questo comporta dei rischi, sentiamo tutti i giorni di situazioni veramente poco gradevoli e pericolose per la salute, però sappiamo anche che la statistica dice che probabilmente non ci si infetta durante una partita, ma bisogna stare attenti più che altro al di fuori della struttura, magari negli spogliatoi stessi, ma molto al di fuori della struttura, nella vita di tutti i giorni e quando si fanno attività che non sono sospese assolutamente col campionato di calcio. Quindi la nostra situazione è questa qui, siamo contenti se si ripartirà, speriamo nella deroga e proveremo a mettere in mostra quanti più ragazzi possibili, non c'è nessun problema a ripartire da zero, noi ripartiremo anche senza una promozione, però capisco pure la posizione del comitato, che dopo aver fatto tante cose deve anche mostrare un attimino il pugno duro e una posizione ferrea, perché l'Abruzzo sicuramente merita, per tutte le ragioni che il Presidente ha esposto prima, merita di avere una promozione perlomeno e un'altra promozione magari attraverso un ripescaggio per la seconda classificata. Tutto qua. Perfetto.
Guglielmo, non so se puoi restare qualche altro minuto con noi. Sì, oppure... resto qualche altro minuto. Ok, posso allora Lorenzo, una domanda a Guglielmo, così no, se si aspettava questi numeri, questi 13 no e 7 sì, oppure si aveva preventivato una percentuale diversa, una proporzione diversa. Allora, potrei scappare dalla domanda perché si può rispondere in mille maniere. Io dico che la premessa è che rispetto la decisione di tutti, perché qui non c'è una decisione giusta e sbagliata, perché se la FIGC ha dato la possibilità alla facoltà, evidentemente già nella regola c'è la risposta alla tua domanda. Se ognuno deve fare quello che si sente, perché non sappiamo cosa accadrà. Se mi dici cosa mi aspettavo un numero diverso. Mi aspettavo che alcune società potessero... Forse invertito, no? Rispetto a quello che abbiamo adesso. Sì, diciamo che se vogliamo semplificare, invertito, perché speravo e ritenevo che alcune società, per come erano strutturate, per le ambizioni che sbandierano magari nel corso degli anni passati con degli investimenti ingenti, credevo che l'aspetto, diciamo, in questo aspetto qua li spingesse maggiormente a ripartenza. Però ripeto, se magari l'aspetto sanitario ha determinato il 95% della scelta, non c'è nulla da dire. Credo che alcune società basate sul settore giovanile ed altre, ripeto, che spendono tanto e che magari dovessero andare, se vanno in D avrebbero dovuto avere quell'organizzazione, per cui non si può provare ad andare in Serie D e dopo non poter fare il protocollo della Serie D. Credo che sia incoerente. Un'altra cosa, magari ne parlavo ieri col presidente, forse anche questo svincolo veloce, questo trasferimento dei giocatori di queste squadre che non ripartono a società che ripartono, mi chiedo anche che nesso logico abbia col fatto di tutelare la salute dei propri giocatori. Io personalmente, se non fossi ripartito, avrei coinvolto insieme alla società i nostri ragazzi e probabilmente non li avremmo nemmeno trasferiti, perché se la salute va tutelata fino in fondo. Quindi mi sembra che a volte si faccia un po' di confusione tra le varie argomentazioni. L'argomentazione economica, per me, sono d'accordo con il mister Lucarelli, è assolutamente insignificante, perché non si può pensare di fare un campionato di eccellenza senza queste regole. E sicuramente un punto d'incontro lo si sarebbe trovato con tutti, con le istituzioni che avrebbero fatto la loro parte dal punto di vista economico, con i giocatori, con lo staff che per 2 mesi e non per 3 anni avrebbero dovuto rinunciare a qualcosa pur di continuare la loro passione. Non ho dubbi che tutti avrebbero fatto un passo dal punto di vista economico. Perfetto. Interessante ora conoscere il parere di Alessandro Pendenza, del Bomber, che ha iniziato la stagione nella Virtus Cupello, adesso si è trasferito all'Avezzano, Virtus Cupello che ha deciso di non ripartire, mentre l'Avezzano ha detto sì. Alessandro, che idea ti sei fatto su questa situazione? Sì, eccomi. Innanzitutto, volevo fare i complimenti al Presidente, perché in questi mesi, da quando anche prima di diventare Presidente della FIGC, comunque è sempre stato in prima linea per cercare di ripartire e di mettere a posto un po' le cose. È normale che il problema, secondo me, sta proprio a monte, perché una volta che decidi che il presidente Gravina dice che l'eccellenza riparte senza retrocessioni, è normale che poi magari dai adito a tutte le società di far come vogliono. E quindi, secondo me, bisognava, secondo me, cercare di ripartire in un'altra maniera, di metterla in un'altra maniera questa ripartenza. Cioè, il fatto di bloccare le retrocessioni, Alessandro, secondo te ha dato anche la possibilità, no, di scegliere di mollare, con più, no? Di mollare, no? come dice sì, Lorenzo, sì, giustamente, sì, a tante sì. Squadre. Questo, però poi c'è l'incongruenza con la società che vuole mollare e col calciatore che fa parte di quella società, che invece non solo non vuole mollare ma vuole salire di categoria. Certo. Quindi io condivido quello che ha detto mister Bonati, perché spesso e volentieri, se metti davanti a tutto la salute, poi devi anche tutelare quel giocatore che in quel momento è tuo tesserato. Se invece lo lasci andare, sembra quasi che sia, non voglio dire uno scaricare le proprie responsabilità, ma poco ci manca. Perfetto. Presidente, torniamo da lei. Vabbè, qualcuno magari ha affondato un po' il coltello nella piaga. Noi abbiamo avuto il piacere di ospitare nella puntata precedente il vicepresidente Walter Pili. Era molto deluso, no? Ci è sembrato molto amareggiato, Lorenzo. Sì, no? Assolutamente sì. Dalla non me l'aspettavo. Dalla risposta delle società abruzzesi. In effetti
guardando anche i numeri di altre squadre, io non so il Molise a quanto sia arrivato oggi, Presidente, a 12. Dovrebbe essere a 12, sì. Beh, insomma, 12 in Molise e 7 in Abruzzo, mi sembra una risposta abbastanza diversa, Presidente. Lei è un po' deluso dalle... Ma deluso, allora, intanto... Giovanni, posso salutare tutti quanti, sì, voi? Sì, grazie, grazie all'allenatore del Delfino Flaccoporto, Guglielmo. Ciao, mister. Bonati. Buon lavoro, in bocca al lupo. Un saluto al Presidente Paluzzi e a tutti i ragazzi. A presto. Grazie. Presidente, sì. Allora, sì, no, stavo dicendo, deluso. Allora, intanto, normalmente in tutto quello che faccio mi piace guardare la realtà. Il momento sicuramente è difficile, quindi anche la stessa decisione da parte dei dirigenti, secondo me, comunque è stata difficile. Ora, facendo il mea culpa, perché mi piace mettere in evidenza anche quelle che possono essere state le mancanze, ma questo io l'ho detto anche al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale del Tanti, perché spesso poi molti attribuiscono a Gravina questa responsabilità, ma non è di Gravina la responsabilità dell'assunzione della facoltà e delle retrocessioni. Noi abbiamo avuto un consiglio direttivo di Lega infuocato che è durato oltre 6 ore quel giorno e il consiglio della Lega Nazionale Dilettanti ha proposto alla federazione diverse questioni, e tra le diverse questioni, al di là che c'era quindi la ripartenza, perché tutti i comitati volevano ripartire, eccetto mi pare un paio di comitati che non avevano proprio intenzione, e poi avevano portato questi comitati, i più grandi, perché se poi andiamo a vedere il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, la Toscana, capite che insomma sono i comitati che rappresentano il 60%, il 70% della Lega Nazionale Dilettanti in termini di numeri. Questi comitati hanno portato questa proposta strana, tant'è che poi c'è stata questa lunghissima discussione e non ne uscivamo fuori. L'Abruzzo invece aveva portato una proposta che era semplicissima: il riavvio a tutti i costi, ma nel riavvio ci doveva essere obbligatoriamente la retrocessione di almeno 2 squadre, perché io ho ritenuto e ritengo che nel momento in cui dobbiamo riniziare l'attività, così come dobbiamo premiare il merito, c'è anche il demerito, e quindi non possiamo pensare di riavviare un campionato senza retrocessioni. Quindi io non avrei concesso la facoltà, e penso che questo sia l'errore fondamentale e nodale di tutta la questione. Quindi la concessione della facoltà, perché a quel punto se la federazione, se la Lega, o decidi di riprendere o decidi di non riprendere. Quindi nel momento in cui tu alla società dai la facoltà, è chiaro che la società normalmente in questo momento di grande difficoltà delle strutture sanitarie, dei nostri paesi, delle nostre contrade, delle nostre famiglie, dei nostri ambienti di lavoro, è chiaro che la risposta poteva essere quella che è stata. Quindi io non è che sono deluso, perché comprendo appieno la decisione di molti dirigenti. Quello che non comprendo, quello che diceva e sottolineava Bonati, ma anche il mister Lucarelli prima, è che invece qualche dirigente ha voluto poi cavalcare un'onda inesistente e quindi hanno iniziato a fare dichiarazioni contro chi ripartiva, oppure dichiarazioni strane. Ecco, questo è quello che non mi è piaciuto e di cui sono amareggiato. Perché secondo me, come si è detto, ma come deve essere, noi rispettiamo tutti e dobbiamo rispettare tutti, quindi a questo punto dobbiamo rispettare chi ha deciso di ripartire, ma nello stesso tempo anche chi non ha deciso di ripartire. E quindi tutta la polemica che c'è stata, che qualcuno poi l'ha voluta collegare obbligatoriamente a tutta una serie di, anche di termini, perché nessuno ha mai parlato di multa, capisce? Io ho fatto le riunioni, quindi ho usato i termini giusti, si è parlato di iscrizione, quindi ai campionati, che è una cosa diversa, che se tu chiaramente hai parificato il campionato e quindi noi ridiamo riavvio alle attività, è giusto che per conservare quella che è una categoria devi pagare quella che era l'iscrizione originaria, cioè voglio dire, non c'è niente di strano, quindi non è stata messa nessuna multa, qualcuno ha voluto determinati linguaggi, situazioni eccetera, come si diceva prima, farne un tornaconto personale per poter insomma far sembrare che da questa parte non siamo umani o comunque non siamo persone che sono presenti in questo mondo.
cioè quello hanno voluto rappresentare quel tipo di dimensione, ma noi invece al contrario conosciamo tutte le difficoltà perché siamo stati dirigenti prima di società e poi oggi dirigenti federali, quindi conosciamo appieno tutte quelle che sono le problematiche a cui si andavano incontro e perciò siamo riusciti anche a presentare quella che era un progetto Abruzzo in deroga alla Lega Nazionale dei Dilettanti prima e alla Federazione poi. Perfetto, Presidente, torno prestissimo da voi, devo fermarmi per la pubblicità qualche istante. Eccoci di nuovo in diretta sotto porta. Lorenzo, abbiamo ascoltato il parere del Presidente Ezio Memmo, di Alessandro Lucarelli, di Alessandro Pagliazza. All'inizio aveva detto che non era arrabbiato, però secondo me il Presidente è arrabbiato. Vabbè, ovviamente, sicuramente si aspettava deluso, anzi non arrabbiato. Una risposta diversa. No, voglio ribadirla questa cosa, io non sono assolutamente arrabbiato con le società, ci mancherebbe. Sono deluso per tutto il chiacchiericcio comunque che si è scatenato dopo, Presidente, per tutto sì. Quello che hanno, che qualcuno ha voluto scatenare, ecco, a me sì, questo sì. Ha dato fastidio soprattutto per poter non mettere in evidenza il movimento calcistico abruzzese, ma al contrario per denigrarlo, e a me questo dà fastidio perché bisogna rispettare tutti indistintamente. Però si sarebbe aspettato un numero più elevato, quello sicuramente, Presidente, no? Rispetto alle sette che hanno detto. Se vuole sapere, nella mia testa io avevo considerato che erano sei le squadre, proprio dal momento in cui pessimista. No, non pessimista, guardo la realtà, perché io sinceramente lo dico anche davanti a tutti, non mi aspettavo sicuramente il capistrello, ad esempio, tra le squadre. E quindi a me ha fatto assolutamente piacere poi apprendere la notizia del capistrello, quindi io mi aspettavo quelle stesse squadre e non mi aspettavo sicuramente il capistrello, è stata una sorpresa, ma altre squadre, io poi comunque siccome quotidianamente parlo con i presidenti, quindi avevo questo sentore, già l'avevo raccolto da parte delle società, soprattutto come ho detto prima nel momento in cui si è data facoltà, diciamo quello è stato il passaggio nodale. Perfetto. Lorenzo, qualche curiosità per Alessandro Lucarelli che è in collegamento e anche per Alessandro Pendenza. Io al mister naturalmente chiedo cosa cambia sotto l'aspetto calcistico se si dovesse ripartire rispetto a quello che è stato che è stata la prima fetta di campionato, di stagione regolare, soprattutto guardando i movimenti non solo in casa Chieti ma anche quello che stanno facendo le altre squadre più accreditate per il salto di categoria, mister. Non lo sentiamo. Lucarelli, mister, c'è? No, andiamo da Alessandro Pendenza, allora, Lorenzo. Beh, a lui chiedo, forse la domanda più banale, qual è stata la scelta? Non solo, credo, quella di ripartire con una squadra forte e blasonata, ma credo che Alessandro abbia avuto anche qualche altro messaggino, qualche altra telefonata. Non so, ecco, cosa ti ha fatto scegliere Avezzano, Alessandro? Ma diciamo che è stata quella più concreta che ha creduto magari nelle mie prestazioni e quella che mi ha cercato un po' di più rispetto alle altre, e quindi a me questa cosa ha fatto enormemente piacere, una piazza come Avezzano, insomma, comunque era già dall'inizio accreditata, era una delle prime, delle due o tre squadre che comunque erano accreditate per vincere il campionato. E a questo punto non potevo scegliere di meglio. Ma c'è stata la possibilità di ricomporre la coppia Pendenza Andrea La Selva? Ma guarda, con l'Aquila diciamo non c'è stato diciamo nulla di che, solo qualche voce diciamo infondata, quindi penso che non credo. Perfetto, io torno dal Presidente Ezio Memmo, anzi vado da Lucarelli, chiedo scusa al Presidente, non so se abbiamo ripristinato il collegamento. Alessandro, ci sei? No, non sentiamo l'allenatore del Chieti, poi appena torna aveva anche un impegno, sì. È stato gentilissimo e lo ringraziamo, non so se riusciamo a ripristinare il collegamento per salutarlo. Allora, torniamo da Ezio Memmo, Presidente, domattina al massimo... Oppure potrebbe arrivare anche in serata una risposta definitiva? Non lo so, sinceramente. Io penso nella giornata di domani. Perfetto. Lorenzo, qualche altra curiosità? Poi salutiamo il Presidente
Ezio Memmo. Io sono curioso, vabbè, mi ricollego un po' all'osservazione fatta in apertura quando ho evidenziato questa difficoltà futura a questo punto del prossimo girone di eccellenza. Ma per la questione iscrizioni, Presidente, se viene annullato tutto, ovviamente non ci saranno nemmeno quelle da considerare, giusto? Non capisco iscrizioni, che cosa intende? No, dico il pagamento dell'iscrizione per questo campionato. Allora, nel momento in cui il campionato riparte, come già abbiamo detto, sì, tutte le società devono provvedere al diritto di iscrizione. Nel momento in cui non dovesse ripartire, la decisione poi sarà assunta nel prossimo consiglio direttivo dalla Lega Nazionale Dilettanti. Perfetto, poi altri nodi da sciogliere, Presidente, qualora noi non ce l'auguriamo, non dovesse ripartire il campionato di eccellenza abruzzese, riguardano in primis la formazione della graduatoria per i ripescaggi, no? Perché sì, poi ci sono, se non sbaglio, 36 società dall'eccellenza. Io voglio essere ottimista, non voglio parlare di questo, quindi vorrei andare già direttamente a quello che sarà il format. Abbiamo pensato a, molto probabilmente, al riavvio all'11 di aprile, con, come abbiamo detto, andata e ritorno, e quindi dovremmo poi concludere il 20 di giugno. Quindi abbiamo già predisposto anche quelle che sono delle date che abbiamo già inviato alla stessa Lega, e quindi dovremmo solo nei prossimi giorni adesso compiere altri due aspetti importanti, che è quella della riunione con le società e con il fiduciario regionale del medico sportivo per illustrare al meglio quello che è il protocollo e come si deve adottare e quali sono i criteri per poter adottare lo stesso. E poi il secondo aspetto è quello della presentazione del calendario. Quindi questi sono i due obiettivi che ci siamo prefissati a breve termine. Quindi già abbiamo previsto tra venerdì e sabato la riunione, nel caso la prossima settimana, tra mercoledì e giovedì, la presentazione dei calendari. Presidente, l'ultima curiosità, perché di solito ne parliamo solo quando sbagliano, ma la classe arbitrale, la federazione arbitrale, ha avuto voce in capitolo? È stato chiesto un giudizio da parte loro? No. La voce no. Chiaramente, come sapete, l'AIA è un'associazione di servizi, sì, che ha una rappresentanza all'interno della stessa federazione, ma che comunque in questo periodo ha continuato a far allenare i propri ragazzi, a seguirli attraverso anche tutta quella che è stata una formazione online. Comunque hanno anche loro lavorato e continuato il loro percorso di formazione, quindi no, non hanno sicuramente inciso in quelle che sono state le decisioni e della Lega e della federazione. Perfetto, allora salutiamo Alessandro Lucarelli, perché abbiamo ripristinato il collegamento. Sono rientrato anche per salutare soltanto, se volete. Sì, so che è un impegno, grazie Alessandro per essere stato con noi. Non so se vuoi aggiungere qualcosa proprio in extremis, e poi salutiamo gli altri ospiti che sono entrati. Alessandro. No, vi lascio senza problemi, perché poi non mi ricordo la domanda, quindi... No, se volevi aggiungere qualcosa, ovviamente sono ore di attesa anche per voi, no? Al massimo entro domattina, ha detto, sì, il presidente Memmo, ci sarà la risposta definitiva, sì o no, alla ripresa del campionato di eccellenza abruzzese. Va bene, io vi saluto perché la connessione continua a darmi problemi. Grazie, va allora, bene, ciao, grazie Alessandro, grazie mille per essere stato con noi. In bocca al lupo. Grazie a tutti, grazie. Io saluto, grazie, intanto gli altri ospiti che sono già entrati, li ho visti poco fa in sovrimpressione. L'allenatore del Pineto, Marco Pomante, ciao Marco e benvenuto a Sottoporta. Ciao mister. Buonasera a tutti. Grazie anche a Paolo D'Ercole, il direttore sportivo del Notaresco. Ciao Paolo, grazie per essere con noi. E allora vado a salutare Alessandro Pendenza. Alessandro, in bocca al lupo, speriamo di rivederti presto in campo, perché tu sei un po' uno degli uomini simbolo di questa categoria, no? Crepi il lupo e sì, dai, l'auspicio è che ci sia una risposta positiva a ore e ripartire, perché comunque ne abbiamo bisogno dopo questi mesi comunque un po' bui, e speriamo che vada tutto per il meglio. Grazie ad Alessandro Pendenza, attaccante dell'Avezzano. Non so se Paolo D'Ercole e Marco Pomante vogliono salutare il presidente della FIGC Abruzzo, Ezio Memmo. Tra poco saluteremo Ezio Memmo e apriremo il discorso sulla Serie D. Iniziamo da Pomante, Marco. E siccome no, lo saluto, gli faccio un grosso in bocca al lupo a questa nuova avventura, difficile però
so che è in grado di condurla al meglio. Paolo, mi rivolgo a Paolo D'Ercole, sono purtroppo giorni intensi di duro lavoro, anzi, veramente il comitato sta lavorando da mesi. E adesso c'è Ezio che sta lavorando, speriamo che riesca a raccogliere i frutti meritati, no, di questo duro sforzo. Le tue parole, Paolo, e poi salutiamo il presidente. Mister Pomante, da bravo ex difensore, mi ha anticipato tutte le parole, mi ha anticipato, quindi questa volta fate parlare prima a me, perché non è giusto, anche per qualifica. Ciao Marco, per presidente Memmo gli faccio un grosso in bocca al lupo, perché non è sicuramente facile in questa situazione iniziare il suo percorso. Adesso qualsiasi cosa verrà fatta sicuramente verrà criticata, qualsiasi cosa non verrà fatta verrà criticata, quindi bisogna avere un po' di pazienza e soprattutto rispettare il lavoro, perché penso che è interesse di tutti far ripartire questa macchina che trascina e traina tante, tante, tante figure e tante persone. Un po' di pazienza, spero anche io che possa ripartire il campionato d'eccellenza, anche perché per noi in Serie D è comunque un bacino importante dove attingere, dove guardare, anche per le spese, anche e soprattutto perché la regione deve crescere. Perfetto. Presidente, vuole rispondere prima di No, io ringrazio salutarci? Sì. innanzitutto, sì, il momento è assolutamente difficile, forse è il peggior periodo che potevo scegliere per iniziare il mio percorso dirigenziale da presidente, però ci siamo allenati, così come lo fanno normalmente i giocatori tecnici, chiunque, in questi anni. Abbiamo fatto un sacco di palestra, quindi sì, la strada sarà in salita, ma normalmente si dice che dopo la salita, insomma, inizia a venire sicuramente il percorso migliore. E niente, quindi io spero e credo intanto anche a loro per il loro proseguo dell'attività, che comunque è la stessa complicata, difficile sia per il Pineto ma anche per l'altra società, il Notarisco. È difficile proprio perché insomma non c'è questa continuità, poi il Covid blocca, quindi le partite, ci sono molte partite da recuperare, quindi sicuramente possono essere degli aspetti che poi alla lunga possono anche chiaramente dare qualcosa, qualche minus alle società, no? Di continuità di tutti questi aspetti che poi sono importanti, soprattutto in questi ambiti. E quindi io non posso nient'altro che fare a loro un in bocca al lupo per il proseguo della stagione e soprattutto per raggiungere Crepillupo, grazie gli Presidente. obiettivi che si Crepillupo. sono prefissati, che secondo me entrambi sono ottimi obiettivi, quindi di poterli conseguire e così portare in alto il nome dell'Abruzzo. E poi volevo insomma augurarvi, intanto volevo salutare tutti gli amici, i presidenti, come dicevo prima, di tutte quante le società di eccellenza, e soprattutto l'augurio è che domani il presidente federale ci farà questa bellissima comunicazione dove ci darà l'ok per riavviare l'attività. Ecco, questo è il più bel regalo premiante di questi mesi di duro lavoro, è questo sicuramente. Quindi speriamo che domani, insomma, sarà un buon giorno per il Comitato Regionale Abruzzo, ma soprattutto per le nostre società e per il mondo del calcio abruzzese di eccellenza. Io vi Grazie, grazie ringrazio, vi Presidente. saluto. In bocca al lupo, Ezio. Inizio un'altra riunione. Grazie, In bocca al lupo, arrivederci. Grazie, Presidente. grazie Presidente, e buon Arrivederci. lavoro. Grazie Arrivederci, grazie. e buon lavoro. Non so se c'è ancora Alessandro. Alessandro è ancora Sì, collegato? sono qui. Ah, eccoci, Alessandro. Sta aspettando la chiamata del direttore del Notaresco o del mister del Pineto. Alessandro rimane con noi. Trasferimento lampo. Grazie Immediato. allora ad Alessandro Estimito. Pendenza per essere stato con noi. Alessandro, grazie. Grazie, grazie a voi A presto. per l'invito e buona serata a tutti. In bocca al lupo al mister e al direttore. E un Bocca al saluto lupo anche anche a agli te. Ciao amici Ale. Ciao a dell'Avezzano, del tutti, ciao. presidente Paris e al Chieti, del presidente Mergiotti e del patron Trevisan. Io inizierei. Chi inizia? Marco o Paolo? No, Paolo, Il più vecchio inizia, Marco, il più vecchio, facciamo iniziare il più vecchio. No. Allora, a proposito di situazioni difficili, purtroppo anche questa settimana, insomma, particolarmente difficile, no? Dura per le compagini abruzzesi di Serie D, Notaresco in isolamento fino a lunedì, Pineto, oggi partita rinviata. Speriamo di rivedere i biancazzurri domenica in campo, anzi Marco possiamo annunciarlo, cioè allo stato attuale il Pineto domenica tornerà in campo contro l'Arnecanatese, possiamo dare questa notizia. Ad oggi sì. Ad
Perfetto, sì. Perfetto. Perfetto. Questa è una bellissima notizia. La brutta notizia invece arriva da Vasto, perché verrà rinviato il match contro l'Aprilia. Salgono a 5 i positivi in casa biancorossa in attesa di altri risultati, di risultati di altri tamponi. Purtroppo è la seconda volta che la Vastese resta vittima di questa situazione difficile. Si era rimessa al passo più o meno con le altre, con 20 gare giocate. Chi è in difficoltà più di tutte è proprio il Pineto, Marco, no? Con sole 13 partite disputate. Marco? Sì, dobbiamo recuperare 8 partite. 8 partite da recuperare. Possiamo fare il punto della situazione, Marco, in casa Pineto? Mi dicevi prima che comunque la situazione si è risolta, fortunatamente. No, si è risolta, sì, sono tornati oggi gli ultimi 3 ragazzi. Ci sarà un altro ciclo di tamponi, giusto, nelle prossime ore? Sì, come penso tutte le squadre, il venerdì mattina dobbiamo fare i tamponi prima delle partite. Perfetto. Però ad oggi siamo tutti negativi, sono tornati tutti i ragazzi che erano stati positivi in passato, tutti 10-11 ragazzi, adesso non mi ricordo, ma sì, 11. L'unico problema adesso di 2-3 ragazzi, più che altro, è una volta tornati dal Covid devono effettuare le visite mediche. Le visite mediche di un'età, chiaramente. Ecco Marco, un'attesa spasmodica da calciatore, forse non te l'ho mai capitata, no? Perché insomma, debutta pomante, lo diciamo, scriviamo e annunciamo da settimane, no? Come la stai vivendo questa situazione? Come la sto vivendo? Non ce la faccio più. Una volta a Campobasso si è messa la neve, poi si è messo il Covid, sono arrivato io, a Pineto è successo di tutto praticamente. Però adesso pare che al 99,9% la partita con la Reganatese dovrebbe giocare, quindi non vedo l'ora di cimentarmi in questa nuova esperienza, di vedere di cosa sono in grado, e sono molto motivato. Che gruppo hai trovato, Marco? Vabbè che conoscevi ovviamente tutti i ragazzi, però qualcuno è cambiato, sono arrivati ragazzi nuovi, insomma Pineto ha fatto anche un mercato importante. Sì, è normale che all'inizio non ho trovato un gruppo mentalmente un po' spento, perché giustamente veniva da molti risultati negativi. Poi in questo mesetto e mezzo di lavoro, diciamo che il gruppo si è rianimato, poi sono arrivati giocatori importanti. Dopo il Covid c'è stato anche l'infortunio di Fioretti, si è rotto il crociato, quindi abbiamo dovuto superare la sua assenza. Poi giustamente la società mi ha dato una grossa mano, perché ha ingaggiato pure Giacomo Romano, che io lo conosco benissimo, che ci ho giocato l'anno scorso. La squadra sta bene, anche la squadra ha voglia di rigiocare, perché dopo un mese e 20 giorni è dura, dico la sincera verità, non ce la fanno più, perché poi non puoi fare amichevoli, non puoi fare nulla, fai solo le partite tra di noi, però non hai, sai, il riscontro di una partita ufficiale. I ragazzi non vedono l'ora, sarà dura, perché andiamo a affrontare una squadra come la Reganatese, che è un'ottima squadra, anche loro hanno attraversato questo momento che abbiamo attraversato noi, quindi è dura, però non vediamo l'ora, io in primis. E oggi anche un pareggio beffa tra Reganatese e Matese, no? Il 2-2, il pareggio Visto la partita, del Matese. Non meritava sinceramente di pareggiare il Matese, la Reganatese ha avuto delle occasioni per chiudere la partita, però... Devo fermarmi, Marco, qualche istante per la pubblicità, tra poco. Va bene, ok. Eccoci di nuovo in diretta, dopo aver parlato di eccellenza. Lorenzo, abbiamo aperto la finestra sulla Serie D con Marco Pomanzi, allenatore del Pineto, e Paolo D'Ercole, direttore sportivo del Notaresco. Prima di andare da Paolo, volevi fare una domanda a Marco, che si appresta, volevo chiedere al mister le sue prime dichiarazioni sono state quelle di una difficoltà mentale da parte del gruppo squadra, e lui, se non ricordo male, disse proprio: devo essere bravo ad andare a stimolare, a toccare le corde giuste per far capire a questi giocatori che insomma sono giocatori importanti, che possono rialzare immediatamente la testa. È vero che non avete ancora giocato, mister, ma negli allenamenti un po' di cambio di passo si è visto sotto questo punto di vista? No, l'ho detto prima, sicuramente. All'inizio, la prima settimana è stata un po' dura, ma perché ci sta. Quando subentri, giustamente, c'è qualcosa che non va. E per me, l'ho detto un mese e mezzo fa, non era una questione né tecnica, né tattica, né fisica, era una questione mentale, perché questa è una rosa formata da giocatori importanti, giocatori che i campionati li hanno vinti. E quindi quando ti trovi in quelle, perché parliamoci chiaro, vedere il Pineto in quelle zone basse di classifica non è bello, ma soprattutto per la società, ma soprattutto anche per la rosa,
la rosa, perché è una rosa formata, come ho detto prima, da giocatori importanti che fino a quel momento non stavano facendo bene, e giustamente quando le cose non vengono, i risultati sono negativi, ti viene a mancare quella fiducia che avevi prima. Però adesso, dopo una settimana di lavoro, sinceramente le cose adesso sono cambiate, i ragazzi hanno voglia di far ricredere, come ho detto sempre, far ricredere gente che giustamente li ha criticati. Certo. All'inizio insomma, ci si aspettava sicuramente altro da questa squadra. Ora hai avuto un mese e mezzo di tempo, diciamo che qualcosina di diverso, la tua impronta si comincerà già a vedere da domenica, perché l'unica nota positiva forse è solo quella, che hai avuto tanto tempo per plasmare la squadra. Lo spero, però come ho detto prima, è vero che ci sono gli allenamenti, però non ho avuto il riscontro della partita, e non ti so dire. In allenamento cosa. È normale, in allenamento bravo, in allenamento riesce tutto, la partita è un'altra cosa, sai, non fare amichevoli, non giocare la domenica è un po' difficile, però certo. Io i ragazzi li vedo molto motivati, sia fisicamente che mentalmente, quindi li vedo bene, spero di ripartire subito domenica a Recanati, di fare grossa partita, una grossa prestazione. Perfetto, Marco, torniamo presto da te, andiamo da Paolo D'Ercole. Il Pineto fortunatamente ha superato questo momento difficoltoso con ben 11 positivi in casa. Notaresco, qual è la situazione, Paolo? Sappiamo che dovrete rimanere in isolamento fino a lunedì. Sì, la situazione è questa, noi abbiamo 4 positivi, l'ASD ha voluto metterci in quarantena per evitare ulteriori problemi. Comunque già noi avevamo fatto tante cose, abbiamo iniziato gli allenamenti individuali, abbiamo separato tutti i calciatori, ognuno nella propria stanza, ognuno con il proprio bagno, quindi anche a livello organizzativo abbiamo cercato di fare il meglio per questi ragazzi, però aspettiamo lunedì e speriamo di non doverci fermare tanto. Quindi obiettivo, Paolo, è tornare in campo la domenica successiva, sì. Se non sbaglio con l'Aprilia, con chi giocate? Sì, sì, se lunedì i tamponi sono tutti ok per il restante gruppo squadra, domenica prossima siamo in campo. Perfetto, parliamo anche un po' del campionato, Paolo, perché nell'ultimo turno, o meglio, c'è stato il recupero sabato, anzi domenica, la vittoria del Campobasso, l'ultima che ha allungato a più 4, però mi sembra che i giochi siano apertissimi, adesso lo stesso numero delle partite giocate dalle prime 3 della classifica, 20 gare disputate, Campobasso 46, Notaresco 42 e il Castelnuovo 40. Il campionato è ancora lungo, il Campobasso ovviamente ha i favori del pronostico perché sono 2 anni che sta lavorando bene, sta lavorando con un solo obiettivo. Noi abbiamo iniziato l'anno scorso con Marco, Mister Pomante, anzi, da protagonista Notaresco, e quest'anno vogliamo continuare a essere lì per giocarcela, per far parlare dell'Abruzzo calcistico. Sei soddisfatto dei punti in classifica, Paolo, oppure avresti voluto qualche punto? Ma io avrei voluto essere assessore, però non ci siamo riusciti. Però, insomma, più di una media di oltre 2 punti a partita, insomma, mi sembra una... No, noi siamo contenti, potevamo avere qualche punto in più, potevamo avere qualche punto in meno. Penso che fra 6-7 giornate penso che si inizierà a delineare un po' il tutto. Però noi ce la vogliamo giocare fino alla fine. Lorenzo. E non saremo soli, perché almeno saremo almeno in 3. Sì. Però qualche partita la vorreste rigiocare, Paolo, dai. Sempre. Qualche partita la si vorrebbe rigiocare sicuramente, perché qualcosa non ci è sceso. Però va bene così, dai, fa parte del gioco. Sotto l'aspetto del mercato come siamo messi? Il mister è contento oppure fino alla fine insomma si cercherà di trovare qualcosa di interessante? Per quanto riguarda la rosa, noi siamo a posto, siamo bene così, speriamo di non avere problemi che possono succedere tranquillamente nel calcio, però. E c'è la bella notizia di Shiba. Shiba è un portiere, lo conosciamo un po' tutti da tanti anni, io ho avuto la fortuna quest'anno di vederlo lavorare e secondo me
tranquillamente tra i più forti della categoria, non del girone. Ho visto la convocazione con Under 21, con l'Under 21 albanese. Non so se vi costerà qualche assenza. Purtroppo però rischia di non poter partire, perché lui deve essere presente lunedì a mezzogiorno in Albania e noi fino a lunedì siamo in quarantena. Quindi forse purtroppo rischia la sua prima importantissima convocazione. Questo doppia beffa. Non può raggiungere i compagni in serata, Paolo, il giorno dopo, quando c'è l'impegno? Questo non dipende da noi, noi l'abbiamo fatta la proposta, il problema è che non dipende da noi. La federazione albanese ovviamente ha le sue esigenze, se non potrà avere un calciatore sicuramente troverà un sostituto. Mi dispiace tantissimo per il ragazzo che comunque avrebbe saltato la partita con la Piglia, ma noi eravamo tranquilli perché comunque abbiamo un altro ragazzo che fino ad oggi non ha potuto giocare, perché Ciba ha fatto benissimo. Il portiere sapete bene che è un ruolo molto delicato, molto particolare, non è un giocatore di movimento, quindi è difficile da sostituire, però saremmo stati tranquilli anche nel caso fosse mancato Clevis. Perfetto. In questo caso probabilmente rimarrà con noi e se la giocherà per andare in campo con la Priglia. Io mi auguro che possa partire, ma per il suo futuro, per il suo curriculum, per la sua esperienza personale, perché se lo merita, e soprattutto perché è stato fatto un grandissimo lavoro anche da parte di Gianni Di Giacomo con lui quest'anno. Del preparatore dei portieri di Nogaresco, ovviamente. Sì. Gli impegni erano due amichevoli, se non sbaglio, del 26. Posso fare i complimenti, mi sono dimenticato di fare i complimenti, in bocca al lupo a mister Pomante, perché noi fino a poco tempo fa ci sentivamo come direttore calciatore, adesso gli faccio un grosso in bocca al lupo. Ma ti chiama sempre direttore, Paolo? Come ti chiama? Sempre chiamato direttore. E allora, adesso devi salire tu di grado però, Dico adesso devi salire tu di grado. Speriamo, questo poi dipende dai calciatori, come per Marco dipenderà dai suoi calciatori, anche oltre che dal suo lavoro. Il mio ancora di più dipende solo esclusivamente dai giocatori, dall'allenatore, e poi le soddisfazioni me le posso prendere io. In caso va male le cose, prima la colpa è mia, poi l'allenatore e poi i giocatori. Perfetto. E così funziona. Allora, la notizia positiva, abbiamo detto che domenica si dovrebbe giocare Recanatese e Pineto. Se avete qualche minuto andiamo a vedere che cosa è successo a Recanati. Sì. Pagliari arrabbiatissimo per aver subito il gol del pareggio del Matese proprio allo scadere il servizio. All'ultimissimo respiro la Recanatese si vede sfuggire una vittoria che sembrava ormai acquisita. Con il recupero che infatti stava scadendo, l'Angelotti è andato ad un cross troppo comodo, sfruttato come meglio non avrebbe potuto da Galesio, che ha infilato un dechirico non impeccabile. Sacramentano i giocatori giallorossi, i dirigenti in tribuna fanno pensieri inenarrabili, i campani festeggiano, un risultato insperato. Al netto di tutto questo, il peccato originale dei leopardiani è un altro, ossia il non aver sfruttato, se non in minima parte, il fatturato delle occasioni prodotte. Siamo alle solite, dunque, nel calcio poi simili, amarissimi contrattempi possono accadere. Nel frangente decisivo poi è mancato il mestiere, la cattiveria, la malizia. Si cresce anche così, seppure il verdetto finale lascia ovviamente un amaro in bocca che ci vorrà molto tempo a smaltire. Padrone di casa subito in vantaggio all'ottavo, angolo di Pezzotti, stacca alla perfezione Brunetti che insacca di testa all'incrocio. Il Matese stenta a reagire. Sugli sviluppi di un corner, doppia opportunità per il capitano albanese che al secondo tentativo ad ottima posizione sparacchia alto. Poco dopo diagonale di Pezzotti, leggermente deviato, con il pallone che lambisce il palo. Al 34esimo insidiosa punizione di Barone, deviata dalla barriera, De Chirico è sulla traiettoria con la sfera che colpisce la traversa. Al 40esimo è ancora capitan Pezzotti, con uno dei suoi tiri cross, stavolta rasoterra, sul quale non riescono ad intervenire né Titone né Liguori. Riprese, Guercio al quarto vince un contrasto con Iannetta, appoggia a Pezzotti che si invola verso la porta, diagonale che, deviato, termina fuori. Al nono il pareggio. Sugli sviluppi di un'azione prolungata, Felici trova il varco giusto sulla sinistra, infilando il portiere in uscita. Alla mezz'ora però la Recanatese si riporta avanti con una sassata di Pezzotti, sulla quale Palombo non può fare davvero nulla.
I padroni di casa potrebbero chiuderla al 39esimo con un dialogo Titone-Pennacchioni-Titone, la cui conclusione però è da dimenticare. Sino al fattaccio finale, sul quale le recriminazioni sarebbero infinite, se non altro perché è stato consentito al Matese di giocarsi un'importante chance. La lezione è dura da digerire, sperando almeno che venga imparata in fretta. Giovanni Pagliari negli spogliatoi. Grande amarezza per come è maturato questo 2-2, tantissime recriminazioni, dimmene soltanto qualcuna. Beh, troppe palle gol mangiate, troppe occasioni, poi prende gol all'ultimo secondo, veramente sa di beffa, però abbiamo fatto una buona gara che da seguito a quella di Campobasso, abbiamo buttato via 2 punti, però finché si gioca così, si impegnano così, penso che la strada sia quella giusta, è logico, c'è parecchio rammarico, perché ripeto, sono state 3-4 volte che siamo trovati davanti alla porta, lì era da chiuderla e basta, poi se facevano gol l'ultimo secondo avevamo sempre vinto, insomma. Però questo è il calcio, insomma. Che è mancato nell'ultima azione? Mestiere, esperienza, malizia? Tutto. Tutto, conoscendo l'esterno. Io mi ero messo a 5 in mezzo al campo, quei 3, proprio per tamponare questi cross laterali, perché loro sono bravi con i 2 attaccanti, con Galesio e l'altro. Non hanno fatto in tempo a chiudere, è arrivato questo cross. Capita, calcio, siamo in Serie D, non è che siamo in Serie A, capitano in Serie A, capita anche ai miei giocatori, però li devo solo... fai i complimenti per la partita, hanno fatto una grande gara, è logico che nel calcio devi chiudere, devi fare gol quando hai le occasioni e devi cercare di evitare situazioni poi che ti possono compromettere tutto. Morale basso, bisognerà cercare di resettare anche stavolta. Sì, stiamo tutto un resettare, però è il mio mestiere, ripeto, ero molto più preoccupato dopo Aprilia, ma non per la sconfitta, proprio perché non vedevo una squadra con idee. Adesso abbiamo lavorato, vedo che c'è un buon gruppo, mi dispiace per loro che l'ho visto molto abbattuti, perché oggi i ragazzi meritavano la vittoria oggettivamente, anche se la Matese è una buona squadra, però meritavamo la vittoria e speriamo di farla domenica. Speriamo di no, aggiungiamo. Assolutamente. Vogliamo bene al mister Giovanni però. Pagliari, bandiera del Chieti, ex attaccante, ex allenatore dell'Aquila. Marco, un giudizio sulla Recanatese che insomma, Federico Giampaolo ha avuto qualche difficoltà, è stato esonerato, ma anche dopo l'arrivo di Giovanni Pagliari non c'è stato lo scatto. Qualche problema c'è, probabilmente oggi avrebbe meritato di vincere, però insomma, prendere un gol così, una squadra che ha fame di punti, non se lo può assolutamente permettere, un cross... apparentemente innocuo, e poi c'è stato il pareggio del Matese. Marco Pomante. Io oggi la partita l'ho vista, la Recanatese ha fatto un'ottima gara, è normale che alla fine poi se non chiudi la partita, se non si prova a chiudere la partita, il Matese davanti a dei giocatori molto forti, sono stati bravi e fortunati. La Recanatese l'ho vista bene, la Recanatese si vede che è una squadra organizzata, e poi il mister Pagliari ce l'ho avuto all'Aquila, lo conosco benissimo, è un allenatore molto preparato, quindi... Si vede la sua mano, si vede la sua mano, e ti dico che spero che la Recanatese si riprenda più tardi possibile, non domenica, domenica però. Giovanni ha detto speriamo di vincere domenica, ovviamente Marco vuole bagnare il suo esordio con un successo. Paolo D'Ercole sulla Recanatese, su questo debutto di Marco sulla panchina del Pineto. La partita l'ho vista anche io oggi, anche perché stando a casa mi sono visto un po' diverse partite mi sono viste, e ha fatto sì bene, però la Recanatese ha ancora il problema che vedo che ha da un bel po' di tempo, che negli ultimi 20-25 minuti a livello fisico ha un crollo importante rispetto alle altre squadre. E la cosa paradossale è che io vedevo la partita e a 30 secondi alla fine la Recanatese aveva avuto una punizione a favore nella sua metà campo, quindi doveva soltanto gestirla. Però quando le cose non vanno bene non è una questione tattica, è una questione mentale, sono tante componenti, anche la fortuna, quella che adesso se avesse fatto un errore l'attaccante staremmo parlando di una vittoria, nessuno ne sarebbe accorto e probabilmente mentalmente la squadra avrebbe reagito in un altro modo. Poi per quanto riguarda domenica, io mi auguro che Marco abbia un grande futuro avanti a lui come allenatore, almeno quanto
quello che è stato da calciatore. Ovviamente, stando in un'altra squadra, l'importante è che arriva sempre dietro di me. Adesso glielo dice perché sono a 17, capito? Beh. E quindi... No, gliel'avrei detto pure quando eravamo a essere, partiamo 0-0, quindi guarda. No, stavo dicendo sull'azione, sì, del secondo gol del pari del Matese, si vede la preoccupazione di una squadra che mentalmente forse non è sicura, perché si ritrae, non va nemmeno a contrastare, sì, lì, sì, sì. Anche se lì se esce il portiere nella palla, zona mediana, e poi c'è De Chirico che l'errore. Insomma, noi lo ricordiamo a Castelnuovo come un portiere di ottime qualità, sì, ma lì l'errore è clamoroso, anche se poi Galesio salta indisturbato anche con la compartecipazione del gol argentino. Galesio che aveva segnato una doppietta contro il Giulianova, esatto, nel turno precedente. Prima di salutare Paolo e Marco, Lorenzo, diamo uno sguardo al prossimo turno, perché c'è una bella notizia del ritorno in campo del Pineto. Vediamo il prossimo turno, 22esima giornata, Albalonga, Giulianova, Castelnuovo, Castelfidardo, Matese, Campobasso, Porto Sant'Elpidio, Rieti, Recanatese, Pineto, Notaresco, Montegiorgio, rinviata, Tolentino, Fiuggi, Vastese, Aprilia, rinviata, e Vasto Girardi. Forse però stiamo guardando una schermata della, sì, della 23. Portato avanti il buon Danilo Cinquino, che salutiamo, la 22esima giornata. Marco, hai già scelto il modulo? Ci vuoi dare qualche indicazione? O no. Qualche suggerimento? Ancora c'è avuto tempo, è un mese e mezzo. Secondo me però Pagliari cambierà, non vuole dare vantaggi a... Dai, vabbè, qualcosa puoi dircelo, sì. Qual è il tuo modulo preferito? È normale che mi sono dovuto adattare giustamente alla rosa che avevo. Sicuramente giocherò dietro con una difesa a 4 e con un centrocampo a 3. Poi davanti posso giocare sia con due esterni o con il 3 quarti. Perfetto. Sono giocatori adatti a fare tutti e due i ruoli. Perfetto. E tutti e due i moduli. No, stavo dicendo che secondo me Pagliari cambierà qualcosa sotto l'aspetto tattico rispetto alla gara di oggi, perché se l'abbiamo visto noi che forse insomma la Recanatese ha dei problemi in difesa, credo che con il Pineto cambierà qualcosa per essere leggermente più accorto, anche se poi insomma i giallorossi hanno bisogno di punti. Ma sicuramente, l'ho detto prima, il mister è una persona preparata, ma adesso non so se cambierà o non cambierà, però... Lui il suo mestiere lo conosce molto bene, è un allenatore esperto, quindi lui sa cosa fare, è normale che farà di tutto per metterci in difficoltà. Perfetto. Lorenzo, l'ultima curiosità per Paolo, così salutiamo e poi torno da Marco per un'altra domanda. La domanda che faccio a Paolo è quella che ho fatto qualche giorno fa al mister, se secondo lui... anche se ha parlato di 6-7 giornate, se quella del primo aprile, sperando non sia un pesce d'aprile per il Notaresco, può essere un bivio decisivo per la stagione, per far capire ancor prima delle 6-7 giornate dette da Ercole quelle che sono le reali potenzialità delle due squadre, di Campobasso e Notaresco. Guarda, io penso che la partita sia... importantissima. Cioè, brevemente, Paolo, scusami, se vince il Campobasso è fatta o quasi? Dipende da come ci arriviamo entrambe a questo scontro, quindi dipenderà da tante cose. Poi sicuramente ci sono ancora tantissime partite davanti, però potrebbe mentalmente dare o una scossa o comunque una continuità mentale a loro. Io penso che noi ce la possiamo giocare contro tutte, quindi intanto noi dobbiamo pensare non a Montegiorgio, dobbiamo pensare a Aprilia. Poi, finita Aprilia, penseremo al Campobasso. Perfetto, grazie. Grazie allora al direttore sportivo del Notaresco, Paolo D'Ercole. Paolo, in bocca al lupo per il prosieguo della stagione. Crepi il lupo, speriamo, direttore. Grazie per l'invito. Presto in campo il Notaresco. Ciao Paolo, in bocca al lupo. E un abbraccio a Marco. L'ultima curiosità, Marco, tra i tanti allenatori che hai avuto in carriera, chi è che ti ha lasciato gli insegnamenti principali che conservi con più affetto, insomma? Va bene, ne ha avuti tanti. Sì, ma ho avuto la fortuna poi a Pescara di... Vabbè, vado un po' a memoria, Delio Rossi l'ha incrociato, Simonelli, Ivo Iaconi, Giorgini, Simonelli, Sarri, Lerda, ho avuto Sarri, insomma, oltre a Pagliari. Auteri a Nocera, però il più romantico è Giorgini, credo. Beh, assolutamente. Sì. Però anche Ivo Iacone, diciamo che per me è stato uno dei migliori allenatori che ho avuto, insieme a
ad Gaetano Teri che ho avuto a Nocera, al mister Giovanni Pagliari, non perché ci gioco domenica, ma veramente io da lui ho imparato tanto. Ho imparato Idee tattiche, Marco, ti ispiri a qualcuno oppure cerchi di, ovviamente con le tue idee, adattandole poi alle tue esigenze, cerchi di portare avanti qualche idea? Le mie idee ce l'ho, però non ti nascondo, non nascondo che rubo ogni tanto da qualche allenatore, perché devi fare così, ti devi aggiornare. È normale, io la mia idea ce l'ho, però non ho la presunzione di dire che vado avanti con la mia testa. Mi riferivo ai tuoi vecchi maestri, di quando eri... Sì, ma è normale, sono stato allenato da Sarri, sono stato allenato da Uteri, allenatori che Sarri è arrivato dove è arrivato in Serie A. Sarri sulla fase difensiva, secondo me, è uno dei top. Auteri mi piace perché era un giocatore, cioè un allenatore offensivo. Mi ispiro a loro, è normale, ma come ho detto prima, ho avuto tanti allenatori e cerco di rubare qualcosina da tutti quanti. Perfetto. In bocca al lupo, Marco. Per il lupo. In bocca al lupo, davvero. In panchina, domenica l'esordio sul campo della Recanatese. Grazie ancora a Marco Pomante, a Paolo D'Ercole e a Lorenzo Valeriani. Grazie a te Giovanni, noi ci vediamo domenica, vero? Domenica. Ore 19. Ore 19, sempre su Rete 8 Sport. Grazie e buona serata. Never.